sei reggae al Napoli? È una bella cosa, una cosa naturale. Ormai c'è da, penso, 20 anni, quindi diciamo una cosa abbastanza cittadina, se non di più. Se pensiamo che Pina di Capri già, diciamo, ne parlava negli anni 60, no? E oggi è una cosa abbastanza diffusa. Ci sono quasi 20 sound system in campagna, quindi una bella cosa. E oggi è bello, diciamo, che lo portano avanti ragazzi come questi, di giovane età, portano avanti questa musica giamaicana nel loro supporto originale. A gennaio, insieme ai ragazzi del collettivo 081, abbiamo deciso di organizzare questa data e ritornare qui e offrire di nuovo a Napoli, diciamo, uno spettacolo come ci piace a noi, cioè in mezzo alla gente, per la gente. Giulio, che ne pensi? La possiamo fare? Risi e canzoni è l'undicesimo comandamento dei Rockers, quello che ci ha permesso di arrivare fino al nostro settimo anno di gruppo e comunque non serve a niente. Si deve ripetere da capo tutto, ogni giorno, però sorrisi e canzoni. Lo 081 è un laboratorio occupato nel 2011 con un doposcuola popolare, un ambulatorio popolare, una serie di collettivi che provano ad animare giovani e meno giovani più al centro storico. Napoli Rockers è una scuola, sicuramente, dove il processo formativo è avvenuto sempre in maniera collettiva e orizzontale. È stato un processo di condivisione e sperimentazione sin dal primo giorno. Nasce fondamentalmente con un'esigenza, una serie di ragazzi di Napoli, studenti di musica, musicisti appassionati di musica giamaicana, che volevano appunto dotarsi, diciamo, di uno strumento collettivo di condivisione. Noi andavamo a vedere, ma fin da piccolini, insomma 12, 13 anni, 14 anni, andavamo a vedere i concerti da Roma in su, al Rototom Sun Splash, a Rivellino, non in Spagna, insomma, parliamo di tanti tanti anni fa. Ecco, è fatto. Questo, guarda, siamo pronti. I ragazzi sono motivati, facciamo spogliatoio, sorrisi e canzoni, ragazzi, sempre. Una serata in una fascia oraria un po' anomala per un venerdì sera, ma ci teniamo a dire che questa è una scelta fatta soprattutto per la buona convivenza di tutti quelli che abitano il centro storico, in questo caso, ma tutti i quartieri della città. Grazie, buon divertimento e grazie soprattutto a Napoli Rockers Syndicate, che continua a tenere vivo lo spazio del reggae in città e diciamo, e tutte le paranze che lo fanno. Pratico. Il brano nasce abbastanza per caso, nasce in un pomeriggio per la strada, ascoltando una serie di brani del repertorio napoletano. Stavamo ascoltando varie cose, Mario Trevi, Mario Abbate. Fu in un attimo, l'idea era uscita quasi per scherzo. Sai come sarebbe bella, però un disco del genere, cavolo, lo potrebbe cantare solo qualcuno di abbastanza anziano, di abbastanza vecchiotto. Sai come sarebbe bello un Yuroi, un Ken Butt? No, mio tale, Ken Butt. È stato in un attimo che nemmeno l'abbiamo pensato. Alla fine, dopo un paio di mesi, ci siamo ritrovati in studio che avevamo già la strumentale pronta, registrata, e l'abbiamo fatta cantare a Mr. Rocksteady, Ken Butt. Thank you.
il reggae a Napoli ha pochi uguali, secondo me, in Italia. Sarà il sole, sarà il mare, ma qua la reggae music.